sta succedendo? Oddio, Lily! Sono qui! Dove sei? Oddio, è di sopra! Arrivo, Lily! Resisti! Sono qui, Lily! Sono qui! Fuori. Lily! Dove sei? Sono qui! Papà è qui! Non eri qui per me, papà. Kidman. Ciao, Sebastian. È passato di tempo. Sono 3 anni. 3 anni che continuo a cercarti senza sosta. E pensavi di trovarmi sul fondo di una bottiglia? È così? Che cosa ci fai qui? Dannazione! Non mi hai trovata perché loro non l'hanno permesso. Calmati, Sebastian. Sapevi che cosa sarebbe successo in quell'ospedale, vero? Dimentica ciò che è successo al Beacon. Lascia perdere. Mi ricordi tanto quello psicologo che mi hanno obbligato a incontrare. Ma lui non aveva le risposte. Tu sì. Mi devi parlare della Mobius. Sono venuta per questo. Lily è viva, Sebastian. Lily è morta! Ho letto il verbale della polizia! Sono stato al funerale! Possiamo riscrivere la storia, se vogliamo.
Inscenare una morte è facile. Pensi davvero che mi sia fatta viva soltanto per mentirti? Lily è ancora viva. Ed è con noi. Ma è in pericolo. Abbiamo bisogno di te per salvarla. Salvarla? Che cosa le avete fatto? Cazzo, non devi toccarmi. Speravo avresti accettato volontariamente, Sebastian. Ma non abbiamo tempo per queste stronzate. Devi aiutarci. Lily ha bisogno di te. Sebastian. Sei sveglio. Bene. Già. Ottimo. Dove siamo? Sei in una delle nostre strutture. Così questa è l'onnipotente Mobius, eh? Attento a ciò che dici. Non sai quanto sono potenti. Già. Così potenti da rapire un ex poliziotto depresso per chiedergli aiuto. Il tuo senso dell'umorismo non è cambiato. Basta con le stronzate. Dov'è Lily? Pazienza. Le risposte che cerchi sono qui. L'incidente del Beacon Mental Hospital è stato un increscioso intoppo. Ma abbiamo usato la conoscenza acquisita per creare uno stem nuovo e migliorato. Cosa c'entra mia figlia in tutto questo? Immagini milioni di menti connesse tra loro. La felicità di uno è la felicità di tutti. Questa macchina, questo miracolo, donerà grandezza alla nostra specie. Avevamo bisogno di una mente pura e immacolata, in grado di supportare migliaia di personalità. La mente di una bambina innocente. Avete connesso Lily a quella macchina? Sua figlia è davvero speciale. Il soggetto nucleo più stabile che abbiamo mai analizzato. Grazie a lei, il nuovo stem è stato un successo strepitoso. Fino ad ora. Poco più di una settimana fa, Lily è sparita. Ha smesso di inviare segnali. E lo stem ha iniziato a collassare. Pensavamo che fosse riparabile. Un semplice guasto. Così abbiamo inviato una squadra di operatori Mobius. Ma abbiamo perso il contatto e ora lo stem non funziona. Ci rifletta, signor Castellanos. Io le sto dando un'opportunità. Non solo di riabbracciare sua figlia, ma di salvarle la vita. Qualcosa che non è riuscito a fare in passato. Può salvarla o lasciarla morire. La scelta è sua. Buona fortuna, Sebastian. E ti prego, cerca di collaborare con i membri della squadra che incontri. So che non ti fidi di noi, ma hanno il tuo stesso obiettivo. Esatto. Lavoro meglio da solo. Ricordati di contattarmi quando trovi Lily, così possiamo avviare il processo di estrazione. Sarò qui fuori ad aspettarti. Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Sei pronto?
Fai attenzione, Sebastian. Contiamo su di te. Ingresso nello STEM tra 3, 2, 1. Dove sono? Arrivo, Lily! Papà! So che è dura da accettare, Myra. Ma la nostra piccolina non c'è più. No. Non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Dove diavolo mi trovo? Detective, c'è una chiamata. A tutte le unità 1199, salve copertura, codice 3, dico niente all'ospedale. Kidman? Ma cosa? Torna in te, Sebastian. Ce l'hai fatta, sei dentro. Come ti senti? Malissimo. Come dopo una brutta sbornia. Tranquillo, passerà appena la tua mente si sarà ambientata. Sei in un'area separata dal sistema principale. È così che riusciamo a restare in contatto con te. Questo posto è la tua stanza. È un'area sicura creata attingendo ai tuoi ricordi. I miei ricordi, eh? Se è così, dove sono mia moglie e mia figlia? Sembra il mio vecchio ufficio al Dipartimento di Polizia di Crimson City. È stato il tuo subconscio a ricrearlo. Dovresti chiedere a te stesso dove sono. Veniamo al dunque. Abbiamo inviato delle informazioni alla tua stanza. Vedi qualcosa di poco familiare? Ci sono delle foto di operatori della Mobius. La vostra squadra dispersa, immagino. Esatto. Informaci se riesci a trovare qualcuno. È il nostro unico contatto all'interno dello STEM. Anche loro cercano Lily e sono bloccati a Union. Union? Lo STEM è stato progettato per riprodurre una cittadina chiamata Union. Ok. Quindi anche ai vostri esperti serve aiuto, eh? L'unico che può farlo sei tu.
Grazie della vostra fiducia, ma sono qui solo per trovare Lily. Ci sono altre informazioni. Controllale prima di andartene. Lily aveva fatto questo disegno. È bruciato insieme al resto della casa. Il mio primo encomio. Sembra una vita fa. Forse perché lo è. Union, eh? Una tipica cittadina americana. Esatto. È per far sentire a proprio agio i soggetti dei test. A proprio agio. L'esatto opposto del Beacon. Ciò che è successo era fuori dal nostro controllo. Non mi sembra che questa volta la situazione sia diversa. Ascolta, non ho idea di cosa troverai laggiù. Se vuoi informazioni ti consiglio di parlare con la gente del posto. Sai, no? Passare il terreno. Come mi hai insegnato tu tempo fa. Non sei mai stata una detective, Kidman. Anche tu ormai non sei più un detective. Ma cerca di scoprire qualcosa, ok? Hoffman. Psicologia e sorveglianza. Sarà guardinga. Sykes. Un tecnico. Ma avrà un addestramento di base. O'Neill. Probabilmente non si aspettavano guai se hanno inviato tutti questi tecnici. Harrison, specialista di combattimento, eh? Dovrebbe sapersela cavare. Baker, capo squadra. È il primo che devo trovare. Lily, la tua squadra e ora io. Siamo tutti bloccati nello STEM. Non capisco perché non possiate semplicemente disconnetterli e svegliarli. Non funziona così. Senza un nucleo siamo tagliati fuori dal sistema. Disconnettere qualcuno dallo STEM ora significherebbe ucciderlo lasciando la sua coscienza intrappolata all'interno. Grandioso. La Mobius ha davvero degli ottimi piani B. Non credo che constatare l'ovvio ci aiuterà, Sebastian. Devi trovare Lily. Altrimenti lei, tu e chiunque altro lì dentro morirete. Un gatto. Non ricordo di aver avuto un gatto. Un proiettore. Da quali ricordi affiora? Dalle elementari? Kidman, ci sei? Sempre.
Non mi avresti detto nulla di Lily se il tuo macchinario non fosse andato a puttane. Avrei passato il resto della mia vita a disperarmi, a te non sarebbe importato. Mi importava, ma non potevo dire nulla. Mi avrebbero ucciso. Non so se ti credo. Perché dovrei mentirti? Per manipolarmi. Per farmi combattere come un bravo soldatino. Mi hai mentito in passato. La nostra amicizia si basava su una bugia. Ok, ti capisco. E hai ragione a sentirti così. Non puoi capire finché non perdi la tua famiglia. Non ho mai avuto una famiglia da perdere. Solo due persone che mi hanno messa al mondo e trattato come un peso, invece che una figlia. Meglio aver amato e perso. È questo che intendi? Forse. Almeno tu hai avuto persone che tenevano a te. Già. Grazie, amico. Uno specchio, come al Beacon. Deve essere l'uscita. Perché la mia mente non crea porte normali? Ci risiamo di nuovo. Attraverso lo specchio. Che c'è, Lily? La mia bambola si è rotta. Tranquilla. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Sebastian, cosa c'è? Stai bene? Ho una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile, bella, intelligente. Come potrei non stare bene? Vieni qui, Myra. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Sei sicuro di non esserti preso qualcosa? È il posto giusto. Thank you.
diavolo. È uno dei membri della squadra. Baker. Caposquadra. Un proiettile dritto in testa. Sadico. Chiunque sia stato deve essersi divertito. Qualcuno ha cercato di bloccare il passaggio. Pronto? Merda. Quello chi era?
cos'è stato? Merda. E quello chi cazzo era? Come il tizio della squadra di ricerca. Devo trovare il modo di andarmene.